Simbolo della lotta alla mafia insieme a Paolo Borsellino, della morte di Giovanni Falcone, si è detto e scritto moltissimo, ma non della persecuzione che subì in vita non solo da parte di Cosa Nostra, ma anche da colleghi magistrati, una certa parte di giornalisti e politici di diverse fazioni. Ad accendere i riflettori su questo aspetto, di cui si sa poco perché poco è stato detto, è l'onorevole Claudio Martelli nel suo libro Vita e persecuzione di Giovanni Falcone, che è stato presentato a Pineto nella caratteristica location di Villa Figliani. Uno dei protagonisti assoluti come ospite della nostra città, e ci parlerà di fatti cui ha sostanzialmente partecipato e presieduto, se vogliamo, nella sua qualità di ministro della giustizia, quindi come un profondo conoscitore dell'opera professionale di Giovanni Falcone, con uno spaccato che ovviamente è anche provocatorio, se vogliamo, perché ovviamente metterà il dito nella piaga su quella che è stata sostanzialmente, a suo dire, una persecuzione nei confronti del giudice che combatteva la mafia. È un libro assolutamente da leggere, è un libro che oserei dire dovremmo leggere tutti, dovrebbe essere letto nelle università, un'analisi lucida, dettagliata di questo percorso. Alcune testate italiane, in primis l'Huffington Post, l'hanno definito il libro più completo sulla storia di Falcone. Ce ne sono tanti altri che hanno chiaramente avuto il merito di raccontare le vicende di Giovanni Falcone. Questo lo fa con un occhio diverso, che è appunto quello dell'ex ministro Claudio Martelli. Giovanni Falcone, si legge nella scheda di presentazione del libro, era il più importante, il più capace, il più famoso tra i giudici che hanno combattuto la mafia. Per questo, nello stesso giorno in cui fui nominato ministro della giustizia, lo chiamai e gli affidai l'incarico più importante del ministero, quello di direttore degli affari penali. Insieme abbiamo pensato e organizzato la più organica, determinata ed efficace strategia di contrasto a Cosa Nostra. La mafia reagì uccidendo prima Falcone e poi Borsellino, con una violenza terroristica più efferrata e rabbiosa di quella armata in precedenza. Il governo, sia con Falcone, che era anche lui al governo con me, perché lavorava al Ministero della Giustizia al mio fianco, sia purtroppo dopo la sua morte, ha fatto tutto quello che doveva fare, cioè le leggi necessarie e anche quelle riforme dell'organizzazione dello Stato per fronteggiare Cosa Nostra, la mafia siciliana, in grado di coordinarsi, perché se lo Stato è unito è molto più forte della mafia. Ma il messaggio è fondamentalmente quello di guardare all'esempio di Falcone, che è un esempio di un tempo di coraggio e di professionalità. L'una senza l'altra non bastano. Se uno è competente ma non è coraggioso, capisce ma non fa quello che deve. Se uno è coraggioso ma non è competente, fa quello che deve, ma non sempre ha l'intelligenza di evitare i rischi e i problemi maggiori.